Ciao da Alice, questo è il nuovo Tab M8 Full HD, un ottimo tablet adatto all'intrattenimento e quindi perfetto per lo streaming di contenuti multimediali e la navigazione sul web. Il Tab M8 Full HD si adatta alla maggior parte delle borse e persino ad alcune tasche profonde. Nello specifico misura 199,1 x 121,8 x 8,2 mm e ha un peso di 305 grammi. La parte anteriore, interamente in vetro, e la parte posteriore, in alluminio grigio artesia, creano un dispositivo incredibilmente attraente. Le cornici nere sono sottili sui lati, mentre quella superiore è leggermente più spessa per fare spazio alle selfie cam frontale. C'è anche una fotocamera con messa a fuoco automatica sul retro, che non sporge troppo, quindi non c'è da aver paura di graffiare l'obiettivo. Il lato destro del tablet ospita il pulsante di blocco accensione e il pulsante del volume. Sul lato sinistro, invece, uno slot per schede microSD. Inoltre, nella parte inferiore troviamo l'ingresso micro USB 2.0 per la ricarica, mentre nella parte superiore è presente un jack audio da 3,5 mm. La parte frontale è dominata dal display IPS da 8 pollici con risoluzione Full HD 1920x1200 pixel. Uno dei vantaggi di questo dispositivo, afferma Lenovo, è che è ottimo per l'intrattenimento, grazie soprattutto all'altoparlante laterale sintonizzato Dolby Audio. Al cuore di questo tablet è presente il processore MediaTek P22T, un octa-core con una frequenza massima di 2,3 GHz. Ha 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione, espandibile tramite una scheda microSD fino a 256 GB. Il sistema operativo è Android 10. Ma passiamo ora a parlare delle fotocamere. Lenovo Tab M8 Full HD è dotato di una fotocamera posteriore da 13 megapixel e di una fotocamera frontale da 5 megapixel. Per quanto riguarda la connettività, invece supporta il Wi-Fi 5 e il Bluetooth 5.0. Infine arriviamo alla batteria. Quest'ultima è da 5000 mAh e Lenovo assicura fino a 18 ore di navigazione web. Potete trovare il Lenovo Tab M8 Full HD su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Non dimenticate di supportare il nostro lavoro lasciandoci un mi piace e iscrivendovi al nostro canale YouTube. Vi aspettiamo nei commenti. Ciao!